Marisa Giuffrida dell'Università degli Studi di Catania e il lavoro che vi presento oggi è un lavoro che affronta una delle grandi problematiche della vulcanologia, ovvero la possibilità di identificare e quantificare i processi di degassamento magmatico che si verificano nella fase finale di risalita del magma, ovvero immediatamente prima della sua emissione in superficie. Questa è una tematica che ad oggi è stata scarsamente attenzionata per quanto riguarda lo studio di sistemi vulcanici di tipo open conduit, nonostante l'evidenza anche in questi sistemi di patto di degassamento complesso in grado di sfociare in episodi eruttivi anche ad altissimo grado di esplosività. Un esempio nell'ambito dei vulcani open conduit è rappresentato dall'attività eruttiva dell'Etna. Per questo lavoro si è scelto infatti di utilizzare come caso studio i prodotti dell'attività etnea più recente, nello specifico dell'attività post-2011, selezionando all'interno di questo periodo eruttivo alcuni episodi in funzione della diversa intensità e del diverso stile eruttivo. L'approccio metodologico utilizzato per poter tracciare i processi di degassamento magmatico è un approccio basato sulla cronometria di diffusione di componenti volatili che si diffondono velocemente sia in minerali che in vetri vulcanici. Tra questi, ad esempio, ricordiamo il litio idrogeoclasio e altri componenti come l'acqua e l'anidride carbonica per quanto riguarda la diffusione all'interno dei vetri vulcanici basaltici. Tutti componenti che presentano una diffusività talmente rapida da essere in grado di registrare attraverso la loro zonatura composizionale processi magmatici che si verificano su scale temporali estremamente rapide dell'ordine del minuto, ma anche molto meno, come appunto i processi di degassamento sineruttivo. Da un punto di vista applicativo, analizzare i processi di diffusione di volatili all'interno dei vetri vulcanici richiede innanzitutto una misura della concentrazione degli stessi componenti all'interno di inclusioni vetrose di forma tubulare, spesso indicate come melt tubes. Inclusioni vetrose che possiamo osservare al bordo di diverse fasi minerali nei prodotti vulcanici e nei prodotti etnei sono particolarmente comuni in cristallidolina. Queste inclusioni vetrose non sono totalmente isolate all'interno del cristallo, bensì comunicano direttamente con il melt in cui il cristallo è immerso, e questo consente, durante il meccanismo di risalita e degassamento magmatico, uno scambio per diffusione dei componenti volatili stessi. Il processo di diffusione dei volatili determina lo sviluppo di gradienti composizionali all'interno del melt tube, a partire dai quali, tramite l'applicazione di opportuni modelli di diffusione, è possibile calcolare il tempo associato ai processi di degassamento magmatico. Nello studio dei prodotti etnei, al momento si sta lavorando con la diffusione di più componenti volatili, ovvero acqua, anidride carbonica e zolfo, perché questo ci consente di vincolare maggiormente i processi di risalita del magma partendo da più profondità all'interno del sistema etneo. Profondità che sono funzione diretta delle relazioni di solubilità che intercorrono tra le specie volatili analizzate. Sebbene questi dati analitici siano ancora in fase di elaborazione, per alcuni degli episodi eruttivi selezionati è stato possibile ottenere una prima stima dei tempi di risalita e degassamento magmatico grazie alla cronometria di diffusione del litio. Litio, che è un componente volatile, si presta particolarmente alla quantificazione dei meccanismi di degassamento sineruttivo magmatico, perché oltre ad avere una velocità di diffusione estremamente rapida in cristalli di idrogeoclasio, è anche un componente che viene preferenzialmente trasferito nella fase più dissolta a bassa pressione, con velocità di diffusione comparabili, se non addirittura superiori, a quelli dell'acqua, quindi liquidi basaltici. Queste caratteristiche del litio fanno sì che durante un processo di degassamento sineruttivo magmatico il magma si impoverisca significativamente il litio e lo stesso processo viene contemporaneamente registrato all'interno dei cristalli di idrogeoclasio attraverso lo sviluppo di profili composizionali in litio decrescenti verso il bordo del cristallo stesso. E questo è un dato analitico che è stato osservato in tutti i cristalli di idrogeoclasio dei prodotti selezionati. Nel tentativo di stimare i tempi di risalita e degassamento magmatico dell'Etna, i profili composizionali in litio sono stati quindi modellizzati utilizzando un modello di diffusione unidimensionale che è stato risolto analiticamente.
I risultati del modello hanno permesso di calcolare dei tempi di risalita del gassamento magmatico all'Etna pari a circa 84 secondi. A partire da questi tempi, assumendo come profondità iniziale di decompressione del magma una profondità di circa 2 km al di sotto della sommità del vulcano, è stato possibile anche ottenere una stima del Lassen rate all'Etna per l'attività parossistica 2012-2013. Lassen rate che si aggira intorno ai 40 metri al secondo. Nel complesso, questi risultati ci mostrano che anche in vulcani tipo Open Conduit la riattivazione del sistema magmatico può avvenire in tempi eccezionalmente rapidi. I tassi di risalita stimati all'Etna sono infatti confrontabili con quelli stimati per eruzioni di tipo Pignano che hanno interessato nel passato i sistemi vulcanici tipo Closed Conduit.